Uela, lo vogliamo fare un bel risotto fatto ad opera d'arte? Bene, 300 grammi di vongole, 300 grammi di cozze, abbiamo preso 10 gamberetti, ragazzi, perché nel risotto alla pescatura ci vogliono i gamberetti, fatto ad opera d'arte. Puliamo bene il budellino in testa, togliamo gli occhi, sgusciamo tutti i gamberetti. Io qui ho preso anche 3 moscardini, un calamaro, i gamberi belli sgusciati, i carapaci e le teste per fare il brodo, 200 grammi di riso carnaroli. Adesso faremo un buon brodo per cuocere questo risotto, ragazzi. Facciamo una bella bisca, mettiamo un filo d'olio nella pentola, sedano, cipolla e carota tagliate in modo grossolano, tostiamo queste verdure, aggiungiamo anche i carapaci e le teste dei gamberetti che abbiamo tagliato in precedenza, aggiungiamo un po' di concentrato di pomodoro, poiché a me piace un po' rossastro questo risotto, annaffiamo con vino bianco, sfumato l'alcol, aggiungiamo una vaschetta di ghiaccio, lo shock termico estrarrà tutto il sapore da queste verdure e questi carapaci, mettiamo il coperchio, sciolto il ghiaccio aggiungiamo 4 litri d'acqua fredda. Io qui ho messo un pugno di sale doppio in 4 litri d'acqua fredda. Quando andremo a cuocere il risotto con questo brodo già è salata quest'acqua. Casomai utilizzate 2 litri d'acqua, aggiungete un pugno di sale fino. La tostatura è importante, ragazzi, la tostatura del risotto è importantissima. Per 4 minuti tostiamo questo riso a fiamma vivace. Quando lo tocchiamo con le manine, ci scottiamo le manine che non riusciamo più a tenerlo in mano, significa che è tostato. Schiacciamo uno spicchio d'aglio, filo d'olio in padella, mettiamo lo spicchio d'aglio, 2 grammi di prezzemolo, abbondante peperoncino, caliamo i 300 grammi di vongole, 300 grammi di cozze, mettiamo un pochino di brodo della bisca che abbiamo fatto in precedenza. Appena si aprono, ragazzi, questa colazione è molto importante per mantenere sempre quella freschezza. Filtriamo questo sughetto, dopo andremo a pulire con carta assorbente questa padella, poiché qui facciamo sempre le cose semplici, solo con una padella e una pentola. Ed ecco qui, padella pulita. Adesso caliamo il calamaro e i 3 moscardini che abbiamo tagliato in precedenza, abbassiamo la fiamma al minimo senza aggiungere acqua, solo con coperchio. Vi farò vedere che questi moscardini cacceranno la propria acqua e basteranno 20 minuti. Dopo 20 minuti li andremo a togliere e lasciamo il sughetto che andrò a calare il riso all'interno. Quindi alziamo la fiamma al massimo, caliamo il riso, aggiungiamo il brodo delle cozze e le vongole e qualche mestolo di brodo di bisque. Abbiamo estratto tutti i sapori e questo risotto, ragazzi, viene fatto a opera d'arte. Abbiamo anche sgusciato le cozze e le vongole, ho lasciato anche qualche cozza e qualche vongola per ornamentare il piatto. La cottura di questi moscardini, per la grandezza che hanno, vanno cotti 30 minuti. E anche il calamaro o si toglie dopo 2 minuti o dopo 30 minuti per mantenerlo morbido. Bene, ci siamo quasi, il riso è cotto, aggiungiamo i gamberetti crudi che stesso con il calore del risotto si andranno a cuocere e aggiungiamo una noce di burro da 30 grammi per dare brillantezza e cremosità a questo risotto. Questo risotto deve essere mantecato con questa noce di burro, operazione molto importante assolutamente. Guardate qui che cremosità abbiamo ottenuto. Adesso andiamo a impiattare, ovviamente io andrò a dressare questo piatto, ma voi potete fare come volete, mettete 2-3 mestoli nel piatto e guardate qui che spettacolo, ragazzi, mamma mia, abbiamo tirato fuori, abbiamo estratto tutto il sapore da queste vongole, da queste verdure, da queste cozze, da questi gamberetti e infine abbiamo fatto una bella spolverata di prezzemolo fresco e guardate qui, ragazzi, mamma mia, l'acquolina in bocca solo a guardarlo mentre registro questo video. Che cremosità, lo zio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao!